Marzo comanda il vento che ci batte come bandiere, è un vento medievale di piazze vuote, è un campo di battaglia di simboli e misteri, rivelazioni e sogni pericolosi. Marzo violento di pioggia e vento, marzo scontento. I sacerdoti decretano che Ruby ruba cuori, è la nipote del faraone. E gli indovini giurano che arriveranno dal mare bibliche migrazioni. Il fronte degli assassini comincia a vacillare, l'esercito riconquista territori. I tagliagole spostano la guerra degli orrori sul campo di battaglia dei giornali. A Tunisi 25 ammazzati nel museo, Sanaa raccoglie morti nelle moschee. Marzo porta la guerra dentro le case di Dio, il Papa chiama al giubileo. Marzo di santi e di guerrieri, marzo di misteri. Ho deciso di dire un giubileo straordinario. Le bombe dentro le chiese e la furia dei fedeli linciano gli attentatori. E viene il tempo dell'odio e il tempo della paura a contraddire i Vangeli. Il presidente Spacey sostanzialmente conferma e in TV sputa a Gesù, significando che quando la carità disarma, Cristo non serve più. Francesco chiama i barboni nella Cappella Sistina, li abbraccia sulla soglia, come se fosse un passo per riprendere il cammino verso la meraviglia. Marzo di incanti e di misteri, di santi e di guerrieri. Un incidente rigenera in questo vibrante marzo Fernando Alonso che precipita nel vuoto. Dice: mi chiamo Fernando e so guidare il go-kart, da grande vorrei fare il pilota. Meraviglia e sgomento nel popolo alle sue parole che risvegliano memorie cervantine. Fernando su ronzinante in un'eclissi di sole galoppa verso la luna. Per il resto miserie di tempi di nefandezze, vigili che elemosinano i vigilati. E mentre il babbo di Luca finisce disoccupato, Angelina perde pezzi. Marzo di eclissi e ministeri, marzo di cavalieri. Poi videro l'aeroplano lentamente scivolare sul monte addormentato nel vento e rammentava il lungo silenzioso precipitare, qualcosa che ci appartiene da tempo. Il nome del copilota occupa tutta la scena e inquieta le madrasse del Medio Oriente. Già lì qualcuno dubita che i martiri in questione siano malati di mente. E poi distrattamente arriva la primavera a stringere la terra col cielo, e in piazza San Giovanni migliaia di bandiere sventolano in spagnolo. Marzo di eclissi, di sole e vento, di cose senza tempo.